Buongiorno a tutti, sono Giorgio Palmucci, sono il presidente dell'Agenzia Nazionale del Turismo e sono qui alla BMT, la prima fiera che viene finalmente fatta in maniera fisica e non soltanto in digitale, e in un momento importante in cui bisogna guardare a quello che è il futuro del turismo italiano dopo la pandemia, e per cui guardare in questo momento a quelle che sono le misure ormai definitive che permettono una riapertura dei confini, non soltanto dei confini interregionali, visto che ormai tutte le regioni sono in bianco, ma poi soprattutto di permettere la ripartenza di quello che è il turismo, di quello che è il turismo straniero, in modo particolare per quest'estate, di un turismo di prossimità, un turismo soprattutto dai paesi europei, grazie anche al Green Pass. È un momento, direi, molto positivo, perché stiamo vedendo, anche attraverso il centro studi di Enit, stiamo vedendo come ci sia un grande desiderio di tornare nel nostro paese e di visitare il nostro paese, non soltanto quindi da parte di coloro i quali già conoscono l'Italia, ma soprattutto dai nuovi mercati. E non appena saranno riaperti quelli che sono le rotte intercontinentali, che ci permetteranno quindi di rivedere anche l'arrivo dei turisti americani e dei turisti asiatici. In modo particolare sappiamo quanto è importante il turismo americano che rappresenta circa il 12,5% dei turisti stranieri alto spendenti, e per certe destinazioni come la Campania, come Roma, come Firenze, come Venezia, sono fondamentali per la ripresa di quella che è un settore economico che ha così tanto sofferto. L'obiettivo che abbiamo noi come Agenzia Nazionale del Turismo, attraverso i nostri 28 uffici nel mondo, è proprio quello di continuare a raccontare il nostro paese, di fare in maniera tale che quindi il filo del dialogo con quei turisti che non hanno potuto venire nello scorso anno invece possano riprendere a venire da noi, e con un turismo che quindi può guardare a una ricrescita, ma non una crescita soltanto in volume, ma anche una crescita a valore. Cioè, per noi l'obiettivo fondamentale è vedere ritornare questi turisti, ma soprattutto di vedere una crescita della permanenza media, una destagionalizzazione e soprattutto anche una deconcentrazione, andare a scoprire quello che è l'intero nostro paese, che da un punto di vista turistico ha così tanto da offrire. Da questo punto di vista, quindi, anche come attività svolte dall'Agenzia Nazionale, noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato tantissimo attraverso dei webinar per incontrare sia quelli che sono gli operatori stranieri che operano verso l'Italia, e sia per parlare con giornalisti, media, blogger, in cui, ripeto, raccontare che l'Italia è sempre accogliente, e soprattutto fare in maniera tale che l'Italia sia considerata un paese sicuro, perché la sicurezza è diventata la variabile fondamentale nella scelta di una destinazione. Chi viene nel nostro paese sa che gli investimenti che sono stati fatti a livello degli operatori, sia della ristorazione, sia della ricettività, sia dei trasporti, ma quello che è previsto anche dalle misure del Ministero della Salute, ci permettono di poter dare delle garanzie al turista di una vacanza spensierata, e quindi nella quale poter di nuovo vivere quella che è l'emozione di un viaggio in Italia. E anche dalle ultime verifiche che abbiamo fatto, abbiamo visto che l'Italia è e continua ad essere la destinazione più desiderata dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. E per cui questo è un grande segnale di ottimismo, e che ci può veramente far guardare al futuro con una maggior tranquillità.